fatto una serie di tappe, adesso noi abbiamo qui la preside e quindi gli dobbiamo anche, come dire, presentare, insomma, no? Tutti i passaggi che abbiamo fatto. In alcuni locali della scuola abbiamo individuato alcune cose che... Esatto, dei ragazzi. Per cui ci sono tre letterine che verranno lette qua. È stato un corso che voleva entrare in merito alle problematiche della sicurezza partendo dai terremoti, dalle alluvioni oppure da altri tipi di pericoli come per esempio il pericolo industriale, il pericolo chimico, eccetera. Poi abbiamo affrontato queste tematiche e ce ne siamo resi conto che questa scuola è abbastanza in ordine. I ragazzi hanno conseguito con questo percorso il diploma di studenti per la sicurezza nella scuola. Quindi da questo momento loro possono dire di aver superato un percorso che li rende responsabili all'interno della scuola della sicurezza per quanto riguarda gli studenti. Quindi avranno il compito anche di richiamare sui loro compagni nel caso in cui li vedano agire in modo scorretto. Così come hanno il compito di individuare eventualmente se ci sono dei pericoli nella scuola. Gentilissimo dirigente scolastico, giovedì 14 novembre 2013 abbiamo effettuato un sopralluogo della scuola guidati dal conduttore del corso, professore Mauro Bidon. Abbiamo individuato gli elementi che potrebbero essere pericolosi. L'armadio posto sulle scale e l'armadio dentro la palestrina non sono fissati alla parete. Nel corridoio antistante la palestrina c'è una finestra con vetro rotto. L'aria è molto viziata e sa di muffa e umidità. Gradini deformati e senza strisce antiscivolo, mattonelle non stabili. Cortile grande, porte da calcio non fissate al terreno, pavimenti non in piano, sono presenti degli avvallamenti e delle gobbe, griglie d'aria non fissate bene e mattonelle accatastate nella presa d'aria della cucina provvisoria. Abbiamo rilevato che tutti i vetri degli infissi non sono norma di legge. Certi del suo sollecito interessamento, le portiamo i nostri cordiali saluti. Tutte le questioni che avete sollevate sono a mia conoscenza da tempo, sono strutture a circa un anno e mezzo e non solo io, perché c'era prima di me il rettore Teggi e tutte le persone che nella scuola si occupano di sicurezza si sono sempre occupate di una serie di problemi. Immaginate quanto può costare cambiare tutte le finestre di questa scuola. Quanto può costare secondo voi? Costerà 470.000 euro. E chi li ha 470.000 euro? Capite? Perché voi avete anche rilevato invece qualche cosa che dipende da noi, proprio quasi direi dagli insegnanti, dagli educatori, che sono quelle cose che possono invece essere modificate da noi. Per esempio qualcuno ha detto le lampade della quinta C. Ecco, questa è una cosa che invece dipende da noi. Quindi chiedo all'insegnante, all'educatrice di segnalare alla SPP, la SPP è l'addetto alla sicurezza del nostro istituto. A me questo corso è piaciuto molto, è stato molto utile. Io e la mia classe abbiamo studiato i numeri di sicurezza, così nel caso ci fosse pericolo io chiamo quelle persone. Importante la sicurezza, ho imparato molte cose. Molte cose che non sapevo riguardo alla sicurezza. Noi siamo andati a controllare i pericoli di questa scuola e ci hai raccontato cosa si doveva fare quando c'era un terremoto. E grazie a tutte le persone che ci hanno permesso di farlo. Prima di tutto il signor Mauro e il rettore.